Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della D&A. Abbiamo visto, perché voi siete la nostra ispirazione per i video. Giustamente. Noi spieggiamo tutto ciò che vi viene, voi ci chiedete o comunque chiedete in giro per i vari social e cerchiamo comunque di fare dei video che possono essere utili a più persone. In questo caso cosa abbiamo notato? Che parecchie persone vogliono collegare Alexa con il vostro dispositivo Bluetooth, quindi può essere la cassa, per poter ascoltare comunque la musica meglio, in maniera un po' più amplificata e migliore. E quindi oggi vi facciamo vedere come poter fare a collegare il vostro dispositivo con questa. In questo caso non è una cassa per concerti, ma è una cassa Bluetooth con qualche altra funzione, ma comunque fondamentalmente è Bluetooth. Quindi adesso vediamo un attimino di capire come fare e facciamo vedere come procedere. Però prima di tutto questo, sigla! Per poter procedere ad associare una cassa Bluetooth al vostro dispositivo, facciamo prima questa operazione. Prendete la vostra cassa Bluetooth, la accendete, naturalmente collegata all'alimentazione, questo per i puristi, vuoi un dettaglio? Tac! Ok, una volta accesa dovreste avere il tasto Function, che vi dà la possibilità di switchare da radio, CD, se poi ha varie funzioni. Sì, andate su Bluetooth. O comunque un tasto che vi permetta di attivare il Bluetooth. Perfetto. Quindi lo teniamo premuto. Lo tenete premuto per far sì che il Bluetooth della vostra cassa inizi la ricerca con tutti i dispositivi Bluetooth che si possano associare. In questo momento è in pairing la cassa. Questo vuol dire che sta cercando un dispositivo al quale associarsi. Da questo punto passiamo sull'applicazione e vi facciamo vedere come poterla abbinare. Cliccate sulla app Alexa. Echoes e Alexa, che sono i dispositivi, lo trovate in alto a sinistra. Selezionate il vostro dispositivo che volete abbinare. Rotellina in alto a destra per le impostazioni. Cliccate poi su dispositivi Bluetooth. A questo punto facciamo associa un nuovo dispositivo e diamogli il tempo di trovare la cassa. La cassa è stata trovata, nel nostro caso è la Sony, quindi cliccate sulla scritta Sony col modello. Connessione a Sony CMTX3C di riuscita. Ora che il dispositivo è associato, la prossima volta ti basterà dire: connetti il mio altoparlante. A questo punto l'associazione è avvenuta, facciamo una prova. Come avete potuto vedere, in questo caso è veramente molto semplice. Ed è andata tutto bene al primo tentativo. Ed è andata tutto bene, quindi se è andata bene a noi, che notoriamente siamo quelli che trovano invece l'inghippo, che c'è sempre qualcosa che non funziona, anche la cosa più semplice vuol dire che questa proprio sicuramente... Non ci dovrebbero essere problemi. Ma sicuramente riuscite a connetterlo. Adesso facciamo la prova e vi facciamo vedere. Quindi adesso è abbinata con la nostra cassa e le diciamo: Alexa, riproduci una playlist casuale. Riproduco in ordine casuale una playlist che potrebbe piacerti. 50 ballate rock, da Amazon Music. Alexa, stop! Ho bloccato perché non vorrei che ci bloccassero noi il video per copyright. Oh mamma! Eh sì, YouTube su queste cose non scherza, eh! Quindi, come avete potuto vedere, il collegamento è semplicissimo, sono pochi passaggi ma essenziali per poter connettere i due dispositivi. In ogni caso, doveste avere comunque dei dubbi o delle domande da porci o delle difficoltà, come al solito scriveteci, state scrivendo veramente in tanti, siamo contenti di aiutarvi, speriamo... praticamente tutti i casi si stanno risolvendo, dai, per fortuna. Sì, fortunatamente sì. Un po' noi, un po' voi, comunque, perché insieme ragioniamo e ci si arriva insieme alla soluzione. Sì, infatti vogliamo ringraziare tutti quegli utenti che ci hanno scritto qui sotto, dandoci comunque dei consigli, facendo anche delle prove insieme a noi, o comunque ringraziandoci perché grazie ai nostri video hanno trovato delle soluzioni. Noi di questo ne siamo veramente felici perché...
Quello che noi vogliamo è appunto rendere veramente semplice la domotica per tutti. Quindi vogliamo soprattutto ringraziarvi per i quasi 1100 iscritti, ci avete veramente dato la forza di continuare, perché comunque non è semplice fare dei video, noi lavoriamo, quindi dobbiamo ritagliarci degli spazi in momenti un po' particolari, adesso in settimana, poi nel weekend. Comunque fare un video richiede molto tempo e comunque poi dobbiamo trovare le soluzioni a quelli che sono i problemi. E ne abbiamo sempre. E di problemi ce ne sono sempre, anche perché comunque, parliamoci chiaro, non è che sia una tecnologia proprio così rodata. Quindi un po' ci aiutano loro di Amazon, un po' però ce lo dobbiamo cavare anche noi. Comunque, detto questo, che sembrava una sviolinata, ma non voleva essere, ma voleva essere veramente un ringraziamento di cuore nei vostri confronti, vi diciamo che prossimamente usciranno altri video. Lo sappiamo che volete per esempio quello del Broadlink che si connette con Sky. Ci stiamo lavorando, dateci un attimino di tempo, portate un attimo di pazienza. Basta ragazzi, prossimamente poi arriverà anche il Poco 5, lo stiamo aspettando e vediamo se riusciamo a montarci su anche un bel video lì di configurazione e installazione, un po' le funzioni. Poi l'Eco Show si può collegare alla telecamera per sorvegliare i bambini. Esatto, e vedremo se ne varrà la pena. Sì, soprattutto faremo qualche prova un po' più approfondita. Ma non svegliamo altro, non svegliamo altro. Assolutamente. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così semplicemente verrete informati dei prossimi video. Qui possiamo dirlo, la campanellina andrà in mezzo. Sì, perché l'altra volta era qui ma in realtà era là perché per motivi tecnici. C'era il camino dietro che era nero, la campanella è scura, non si vede niente. No, soprattutto poi se avete domande o suggerimenti scrivetecele qui sotto nei commenti, abbiamo lasciato anche i link di tutte le cose che noi abbiamo testato e tante altre che secondo noi sono prodotti validi per poter allargare il vostro mondo della domotica a casa. E basta, per quanto riguarda questo video si conclude qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!